La pace del Signore sia con tutti noi. Dio ci benedica e buon sabato a tutti. Un buongiorno dal fratello Angelo Piccone. Che Dio ci benedica. Bene, il messaggio è lanciato, c'è qualcuno che disturba, non fa niente, il Signore sa ogni cosa, alleluia. Ebbene, mie care, nella grazia vogliamo mettere tutto nelle mani del Signore, perché solo Lui ci è rimasto. A parte le critiche, a parte le cose negative, noi vogliamo stare sempre vicino al Signore, qualunque cosa succeda, che solo Lui ci è rimasto. E il Signore ci dà quella gioia di poter essere sempre uniforme con Lui. Grazie, mio Dio. Alleluia. Vogliamo pregare e ringraziare il Signore principalmente per la gioia che ci dà giorno dopo giorno, come ci mantiene nella sua via e nella sua potenza. Chi ha piacere può chinare il capo e lodare il Signore. Padre Santo, Dio d'amore, principalmente ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu hai fatto per noi. Poi ancora ti vogliamo ringraziare per quelle cose future che tu ci stai preparando giorno dopo giorno, Signore, perché sappiamo che tu pensi a noi e non ci fai mancare niente, Signore. Alleluia, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ancora per questa gioia che ci doni, che ci trasmette attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. E questo per noi è una cosa meravigliosa, una cosa grande. Alleluia, Signore. Ti ringrazio, Padre, per quello che tu ancora ci prepari e ci doni, perché tu sei il Dio Altissimo, il Re dei Re, la potenza, l'Alfa e l'Omega, Signore. Alleluia, Signore, grande sei,
Non c'è Dio grande come te, Signore. E con questo, Padre, ti vogliamo adesso pregare. Pregare come desiderio dell'aria che respiriamo, Signore. Perché se non abbiamo l'aria che respiriamo, moriamo. E così ti vogliamo pregare. Perché tu sei l'unica cosa che ci è rimasta. È come il respiro. Mancandoci tu, Signore, nella preghiera ci manca tutto. E oggi, Padre, vogliamo venire a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo e portare tutti i nostri pesi, le nostre difficoltà, il nostro ciò che è superfluo. Lo mettiamo ai piedi del tuo figlio Gesù Cristo, così che possa arrivare a te come profumo soave a te gradito, Signore. Che possa veramente essere modellato, cambiato, nuovo, come un vaso nuovo, Signore. Grazie, Signore, per questa gioia che ci fai sentire ancora stamattina di modellarci in tutto e per tutto. Ora, buon Padre Celeste, ti vogliamo pregare ancora per tutti gli ammalati, per i carcerati, per i bisognosi del tuo amore, della tua potenza, della tua grandezza, Signore. Grazie, Signore. Benedici ancora le vedove, Signore, i divorziati, i bambini, i senza tetto, gli orfani. Ancora benedici tutto il tuo popolo, Signore, che geme in questo momento, che ha bisogno di un lavoro, che ha bisogno di una grazia, che ha bisogno di una guarigione. Tende la tua mano, Signore, e benedici tutti, Signore. Sì, Signore, grazie, Signore. Alleluia. Oh, buon Padre Celeste, ancora se c'è qualcuno ancora, Signore, che non ha capito ciò che tu fai, Signore, stendi la tua mano, Signore. Fagli comprendere che esisti solo tu. Non c'è altro Dio come te, Signore, che possa cambiare la loro vita, la loro potenza. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti prego per le nostre famiglie, benedici tutte le nostre famiglie del mondo, Signore. Benedici ancora mia moglie, miei figli, Signore. Benedici ancora mia nuora. Benedici ancora la creatura che ha il grembo, Signore, che possa questa gravidanza portarla con tranquillità, Signore, fino all'ultimo istante della vita che uscirà. Grazie, Padre, benedici ancora il mio genero, fai che possa trovare grazia davanti ai tuoi occhi di ogni cosa che ha bisogno. Ancora benedici i miei nipotini, Signore. Grazie, Signore. Ancora benedici tutti quelli che hanno bisogno di te, Signore, i miei consuoceri, Signore, ognuno che ha bisogno di te, Signore. Benedici ancora i miei amici e anche i miei nemici, Signore. Se io ne abbia ancora qualcuno, fai che possano diventare migliori dei miei amici, Signore, perché per questo sto pregando per loro, che possano terminare quest'odio, questa maldicenza, queste cose che portano nel suo io, nella sua mente, nel suo cuore, che possano capire quando io li amo a loro. Oh, Signore, grazie, Signore. Ti ringrazio, ti lodo, Signore. Questa mattina, Signore, fammi completamente nuovo, come un vaso nuovo. Grazie ancora per la salute che mi hai donato, Signore. Stamattina mi sento meglio, Signore. Ancora continua a benedirmi, Signore. Guariscimi da questa influenza, da questa difficoltà, Signore, da questo virus. Grazie, Padre, ti ringrazio, ti lodo, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Alleluia. Bene, mie cari, nella grazia, adesso potete aprire gli occhi, chi l'abbia chiuso, potete alzare il capo, chi l'abbia abbassato. Sicuramente ogni cosa sia fatta secondo la volontà di Dio. È per questo che oggi
abbiamo chinato il capo, abbiamo pregato, è per questo che riceveremo la sua grazia. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Un saluto grande dal fratello Angelo Piccone, vi abbraccio come se fossimo di presenza e un grande bacio a tutti quanti, con il cuore. Alleluia. Amen.